che ci consentono di stare taglio del nastro domani per la fiera di Sant'Abbondio. Inaugurazione alle 17 con il sindaco Mario Lucini per la nuova edizione della tradizionale manifestazione organizzata dall'assessorato al turismo del comune di Como per festeggiare il santo patrono cittadino. La fiera resterà aperta fino al 3 settembre e si svolgerà, come di consueto, nel complesso dei Santi Cosma e Damiano, con ingresso da Via Regina. Ricco il programma degli eventi collaterali, non mancheranno il ristorante tipico lariano a cura dell'Associazione Provinciale Cuochi di Como, il cui ricavato verrà devoluto alla piccola casa Federico Ozanam, le dimostrazioni di cucina, il mercatino di prodotti artigianali locali, la musica con la pista da ballo, i giochi e i laboratori alimentari per i bambini, la mostra organizzata dalla Società Archeologica Comense nella chiesetta dei Santi Cosma e Damiano, il tema di quest'anno sono i santi della tradizione comasca, il trenino turistico per il collegamento con il centro storico, le visite guidate alla Basilica di Sant'Abbondio e i tornei di burrate. In programma anche visite guidate al Parco Regionale della Spina Verde, a cura delle guardie del parco, e la sfilata della fanfara dei bersaglieri, alle 20 del 2 settembre. Tra le novità è da segnalare il 29 agosto una cena con delitto, prenotazione obbligatoria. Per quanto riguarda infine la fiera zootecnica, l'appuntamento, anche per quest'anno, è nell'area del parcheggio dell'Ippocastano, in via Aldo Moro. L'inaugurazione è fissata per le 9.30 di lunedì 2 settembre, mentre le premiazioni si svolgeranno la sera in via Regina alle ore 20.30.